Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta analisi sugli indici. È stata una settimana decisamente non adatta ai deboli di cuore, quella appena conclusa sui mercati finanziari, in quanto estremamente volatile e nervosa, anche se alla fine eh, è stata abbastanza positiva con un guadagno frazionale per i listini europei. E eh, una discreta perdita per Wall Street, ma mh, per come era iniziata la settimana, poteva eh, finire anche peggio. Come vedete, nella diciannovesima settimana, eh, miglior listino della settimana è stato il nostro MIB con un più 0,62%. Che ci riporta a un più 11,39 di saldo annuale. Positivo anche il DAX, che a questo punto salta a più 12,38 e diventa il miglior indice per il 2021. Eh, decisamente negativi i listini di Wall Street: si va dal meno 2,38 del Nasdaq al meno 1,13 del Dow Jones, e comunque. Eh, a parte il, il Nasdaq che eh, rimane positivo meno del 4% e eh, rimane l'unico in single digit, come vedete gli altri listini più o meno oscillano tutti tra il più 11% e il più 12% per l'anno. A Tenere Banco è stato ancora l'argomento inflazione che per tanto tempo è stata evocata e ora che inizia a mostrarsi pare quasi che il mercato ne sia eh, meravigliato. Certamente intorno all'argomento questa settimana si è sentito interviste, opinioni del fiore degli economisti mondiali, però alla fine il pallino resta in mano alle banche centrali che restano ferme nelle loro posizioni e confermano, Uh, al momento non vi sia alcun motivo reale per modificare l'attuale politica monetaria accomodante. In settimana si sono succeduti una serie di dati, di dati macro ehm, che sono stati contrastanti e pertanto hanno uh, confermato le, le, le contrapposte tesi. Ma proprio per questa non univocità di, dato, di dati, alla fine il mercato, soprattutto nelle ultime due sedute della settimana, eh, pare essersi reso conto che tutto sommato la posizione eh, di attesa delle banche centrali sia forse la eh, posizione più adeguata. Proseguono in tutto il mondo le vaccinazioni, in molte nazioni si sono già raggiunte importanti percentuali di somministrazione e pertanto iniziano e o proseguono le varie riaperture che saranno certamente un sollievo per l'economia. Proseguono intanto le trimestrali societarie sia in Europa che a Wall Street e, e si continuano a vedere una, una buona dose di, di dati positivi a dimostrazione di come la maggior parte delle aziende si sia tempestivamente attivata a salvaguardare le proprie attività e le prospettive di queste aziende non potranno che migliorare con l'avanzare della campagna di vaccinazione. Andiamo pertanto a vedere i grafici. Partiamo sempre dal listino del FuzziMib di Casa Nostra. Questa è la, eh, la candela, eh, la fortissima candela, a eh, nostro avviso che è rimasta disegnata sul grafico. Apertura lunedì in GAP up. Eh, vi è stato un allungo. Eh, si è arrivati ad un massimo di eh, 24.812 punti. Salvo poi nelle giornate di martedì e di mercoledì scendere, si è perso prima il supporto ex resistenza decennale a 24,558, si è scesi, si è proseguiti in una discesa, si è arrivati a perdere i 24.080, si è perso effettivamente anche il livello dei 24.000 per andare a registrare un minimo a 23,898, eh, leggermente... Eh, eh, inferiore al minimo della candela precedente e come vedete eh, anche inferiore al minimo della candela di qualche settimana fa. Tutto sommato, però, il livello ha tenuto e eh, nelle ultime due sedute della settimana vi è stato un un fortissimo recupero che ha riportato eh, l'indice di piazza affari a tornare prima sopra i 24,080, successivamente sopra i 24,558 per andare a chiudere a 24,766 con una notevole eh, candela di forza. Con una lunghissima eh, lower shadow con volumi eh, in leggero aumento e comunque eh, nuovamente in media. Eh, tutto a dimostrare una, una notevole forza. Come andremo poi a vedere nel, nell'analisi eh, del, del Fuzimib, vi eh, sono state all'interno di, di questo che possiamo vedere una sorta di hammer, una sorta di, di dragonfly, anche se poi eh, queste figure vanno ricercate alla fine di un trend e non in, un, in una parte superiore di trend o comunque in una fase laterale. Ma comunque questo disegno di questa candela eh, con, con tanta forza, eh, se si andrà a vedere eh, il video sull'Indice di Milano si vedrà che sono state molte eh, questo tipo di candele anche eh, nelle singole sedute giornaliere. L'impostazione per Milano rimane quindi al momento decisamente positiva: il, il superamento di questi livelli porterà immediatamente al raggiungimento di area 25.000 e eventualmente al suo superamento. Ricordiamo che. Eh, lunedì 24 maggio vi sarà il Dividend Day, vi saranno staccati i dividendi di 44 società per oltre 200 punti d'indice. Sarà pertanto veramente molto, molto importante portarsi sopra i 25.000 punti questa settimana, affinché dopo il Dividend Day i 24.558 resteranno comunque ancora un livello di supporto e non più di resistenza. Questo ci permetterà di guardare eh, al secondo semestre del 2021 con una impostazione positiva. Andiamo a vedere eh, il grafico del DAX che abbiamo detto è stato anch'esso positivo seppur in maniera frazionale. Questa è proprio una, una Dragonfly classica, apertura e chiusura sostanzialmente livellati, 600 punti di, eh, di lower shadow, eh, volumi eh, leggermente inferiori alla, alla scorsa ottava anche se sostanzialmente ancora in media. Eh, tenuta all'incirca del minimo della scorsa ottava, pertanto possiamo prendere il minimo, questo livello dei 14.800 punti come un nuovo livello di supporto. Il superamento del, dei massimi, quindi dei 15.400 punti, sarà un attimo arrivare a 15.501, che sono l'attuale massimo storico sul DAX, e vedremo a quel punto se poi punterà verso i 16.000 punti andiamo velocemente a vedere invece la negatività eh, di wall street sostanzialmente noi possiamo però andare a dire che eh, sui listini europei abbiamo avuto in effetti dopo la seduta positiva di lunedì abbiamo avuto solo la seduta di martedì negativa su wall street invece abbiamo avuto le prime tre sedute della settimana che sono state negative e qui si spiega la differenza eh, con il frazionale rialzo dei listini europei mentre eh, Wall Street abbiamo avuto eh, un, un calo di superiore all'1%. L'importante però è stato il recupero del, eh, delle ultime due sedute della settimana e ciò permetterà molto probabilmente anche a Wall Street di riportarsi eh, su verso nuovi record. Nuovo record che il Dow Jones in effetti questa settimana però aveva registrato. In quanto dopo un'apertura in linea con la chiusura della settimana scorsa, il Dow Jones si era portato a 35.091 punti nuovo massimo storico, salvo poi invertire la direzione, scendere, eh, perdere anche i minimi della scorsa ottava, eh, perdere frazionalmente il supporto della rialzista. Eh, salvo poi eh, recuperare e andare a chiudere, come vedete, eh, oltre la mezzeria della candela precedente con lunga lower shadow, soprattutto volumi in aumento, tornano volumi media a Wall Street. Come vedremo anche sugli altri grafici. E pertanto un segnale di eh, dimostrazione che eh, a certi livelli sono tornati i compratori. È pertanto, molto probabile che eh, già dalla prossima ottava rivedremo il Dow Jones tornare a testare i 35.000 punti decisamente meno bella la candela invece sul nasdaq nasdaq che ha aperto eh, in calo rispetto alla chiusura della scorsa ottava e l'apertura di settimana è stato comunque il massimo della, eh, della settimana stessa unica nota positiva se vogliamo è stata la chiusura del gap che era rimasto aperto e quindi ci andiamo a cancellare il il gap che non esiste più, eh, non è arrivato eh, fin al test della realista, del supporto oh, dinamico. Eh, e ha recuperato in chiusura diciamo, i livelli del minimo della candela precedente. Anche sul Nasdaq, come vedete, abbiamo eh, volumi in aumento, siamo tornati sopra la media dopo un congruo numero di settimane. Il listino dei tecnologici, chiaramente, è quello che più di tutti paga la carenza dei semiconduttori, in quanto la maggior parte delle società eh, quotate al Nasdaq eh, hanno necessità di tali, eh, di tali oggetti per le loro eh, produzioni. Comunque nulla è perduto sul Nasdaq, dopo quattro settimane di candele rosse è, è atteso una candela verde, è probabile che si venga a recuperare subito il livello dei 13.800. Si dovesse superare eh, tale eh, livello ora resistenza il mercato eh, dei tecnologici probabilmente molto velocemente recupererà area 14.000 punti, di conseguenza andando poi a registrare un nuovo massimo storico. Chiudiamo infine la nostra rassegna andando a guardare SP 500, non ha registrato un nuovo massimo, benché lo abbia sfiorato per un paio di punti, vedete settimana scorsa aveva avuto un massimo a 4238. Questa settimana si è fermata a 4236, quindi apertura in leggero ribasso rispetto alla chiusura precedente. A lungo non è riuscita a disegnare il nuovo massimo storico è scesa giù anche abbastanza decisamente, non abbastanza però da andare a chiudere il gap che rimane pertanto aperto a 4.020 punti, recupero nelle ultime eh, due giornate della settimana lunga l'overshadow, eh, vedremo quindi se eh, dal, dai suoi 4.173 punti di chiusura SP punterà a recuperare i 4200 punti, e di conseguenza ripuntare poi verso i nuovi massimi storici. O se ci sarà ulteriore debolezza, essi andranno a testare i 4020 punti, che lo porteranno a chiudere il gap. Chiusura gap che, in ogni caso, eventualmente rimarrebbe sopra la eh, prima rialzista di supporto. Vorremmo ricordarvi. Il nostro canale premium è stata una settimana molto volatile, per qualcuno potrebbe esserlo stata troppo. Se fai trading da solo magari hai visto i tuoi titoli prendere lo stop e poi ripartire. Per questo eh, ricordiamo che eh, se eh, ci si iscrive e si diventa clienti premium, si ha la possibilità in chat di interagire con noi e con gli altri trader e questo potrebbe essere eh, di molto aiuto in settimane e in giornate molto molto volatili. Venite su McTrader.it slash premium oppure ci potete mandare un'email a infochiocciolamactrader.it Con questo è tutto e vi auguriamo una buona domenica.